sono avvicinato all'arte in realtà quando ero bambino. Che cosa amo dell'arte? Quello di potersi esprimere liberamente, ma è quello proprio anche di interagire con le persone. L'arte può essere usata per comunicare delle verità importanti alle persone. Il modo per conoscere il mondo, per conoscere altre persone, e credo che l'arte sia uno specchio della realtà in cui viviamo. Mi ricordo in modo particolare di una lettura che feci in un libro di storia dell'arte durante i miei studi al liceo artistico, dove venne riportato un aneddoto tra Picasso e due soldati nazisti che guardavano il suo dipinto chiamato Guernica, che fu esposto nel 1937 a Parigi, che raccontava Picasso attraverso la sua pittura di un evento triste dove i nazisti bombardarono la città basca di quel tempo, quindi Guernica. Questi due soldati dissero a Picasso chi ha fatto questa opera e Picasso disse: l'avete fatto voi. Quindi Picasso vedeva l'arte più che un elemento decorativo. Vide l'arte come un mezzo utilissimo, a tratti necessario per comunicare delle verità. Ed è interessante come Dio usa degli elementi della sua creazione per dire delle verità. C'è il Salmo 19 dove dice: i cieli manifestano, narrano la gloria di Dio. Quindi il creato che rivela qualcosa del carattere di Dio. E questo mi affascina. Quindi il mio messaggio ultimo, anche attraverso l'arte, nel mio caso la scultura in argilla, è quello di invitare le persone a specchiarsi attraverso le sculture che realizzo guardando in primis la parola di Dio. Quando a realizzare una scultura, il processo inizia e il mio tempo col Signore inizia con la meditazione biblica, cioè dalle scritture, perché veramente la mia fonte di ispirazione è la scrittura, quindi è la Bibbia, il testo scritto, e inizia da lì. Io ho iniziato la serie sui profeti, proprio ispirato a primi versetti della lettera agli ebrei, dove l'autore dice: Dio ha parlato in tanti modi e tante maniere attraverso ai profeti. Queste sculture sono realizzate, come vedete, in argilla, proprio per comunicare la fragilità del profeta, ma anche il messaggio stesso che il profeta doveva portare, ovvero che l'uomo è fragile e ha bisogno di Dio. Mi è sempre interessato il fatto che Dio non è mai rimasto muto. Ogni giorno, quando esco fuori casa, vedo il Vesuvio davanti a me e mi ricordo sempre che da un momento all'altro potrebbe eruttare. Mi ha portato anche a riflettere su alcuni eventi storici riportati nella Bibbia, dove Dio, dopo diversi avvertimenti, dovette giudicare il mondo. Quindi, ad esempio come
il diluvio universale con Noè, oppure come il giudizio nelle città di Sodoma e Gomorra. Quindi queste piccole figure, sculture, rappresentano proprio il momento in cui queste persone cercano di sfuggire, di scappare dal giudizio di Dio, e quindi riportano alla memoria della realtà del giudizio di Dio nella storia passata, ma anche quella a venire con il ritorno di Gesù Cristo. Quindi attraverso l'arte alla fine è un cammino da dove siamo senza Cristo, dove possiamo essere con Cristo, colui che può salvarci da questa fragilità. Quindi per me il materiale, in questo caso l'argilla, è molto importante. E l'argilla, da che malleabile, morbido, con l'assenza di acqua, una volta asciutto, diventa duro come una roccia. Però se la si fa cadere, si fa in mille pezzi. E quindi questo sottolinea già che se noi come esseri umani pensiamo di essere forti, basta poco per poter evidenziare quanto poi siamo in realtà fragili. Gesù è l'acqua viva che, anche se un cuore duro, può diventare un cuore di carne, come la parola del Signore ci dice. E quindi con l'aggiunta dell'acqua le mie sculture, anche se secche, dure, possono diventare nuovamente vive, malleabili. Questa scultura quindi è la parte finale dei versetti del capitolo 1 di Ebrei, dove dice: in questi ultimi tempi Dio parla attraverso Gesù. Questa scultura ritrae Cristo dopo la morte, e il velo della morte. Sto cercando di creare un movimento al ritratto, dare quell'idea, il velo che si sta alzando dal volto di Cristo, anche per comunicare la vita. Questo ritratto, vediamo le labbra che accennano un sorriso per dare quella poi speranza finale con la sua resurrezione. Il Signore mi incoraggia ad usare l'arte perché Lui mi ha creato in questo modo, sensibile all'arte, a usare, a avere questa passione riguardo all'arte, riguardo anche la scultura. Quindi mi incoraggia a essere me stesso, mi incoraggia a essere la creatura per la quale mi ha creato, diciamo. Quindi mi piace che attraverso un'opera di figli di un Dio creatore, di un Dio creatore, possano comunicare qualcosa di Lui e del Vangelo.